Siamo in compagnia della bellissima Margot Sicaboni. Ciao! Bellissima, grazie! Sì, grazie! Senti, siamo qui alla questa terza edizione del World Social World Film Festival. Perché mi sono incartata un po' di volte. Qual è il tuo impegno nel sociale, o comunque il tuo punto di vista? Ma guarda, io credo che la parola Social World Film Festival vada un po' tutto insieme nel mio immaginario di quello che dovrebbe essere il cinema, perché il cinema ha un potere talmente grande di veramente introdurci in meccanismi mentali diversi o appunto come si dice, denuncia di problematiche sociali, per cui credo che le due cose siano veramente a braccetto. Il mio sogno sarebbe quello di poter fare cinema intanto, ma anche cinema utile e socialmente attivo, che quindi vedi un film e ti lascia un messaggio, e credo che quella sia veramente come il nostro compito come attori, secondo me. Per cui sono felice di essere qui, credo nel sociale tantissimo, ne faccio molto, ma non ne parlo perché sarebbe inutile. Insomma, sono felice dell'invito e viva, bravi, bravi, bravo questo festival, stanno al terzo anno, per cui mi sento che hanno assolutamente bisogno di essere sostenuti da noi nel venire qua e sostenere questo festival. Senti, tu sei grande protagonista di tante fiction, sei stata, tra l'altro, ultima, solo per citarne una, Un medico in famiglia. 8, l'ottava serie. Com'è essere in una fiction così famosa, così seguita, così amata? Guarda, ci sono cresciuta dentro, no? Avevo 15 anni quando ho fatto Il medico in famiglia, la prima serie, per cui dopo un po' purtroppo ti ci abitui, o per fortuna, forse è l'unico modo per sopravvivere, abituarsi, e ovviamente ti fa un effetto, no? Adesso abbiamo fatto il red carpet, tutti i bambini che mi volevano salutare, e mi fa così strano perché di solito io lo giro da sola in uno studio televisivo, poi invece ti rendi conto che c'è un pubblico da casa che segue quelle cose e ti guarda e pensa di conoscerti, ovviamente, per cui è un'esperienza incredibile. La prendo con grande onore e cerco di ovviamente non farla arrivare alla testa, perché sarebbe un grande errore. E niente, sono contenta, vuol dire che il lavoro che faccio piace, quindi devo continuare e perseverare su questa strada. E ci sarei anche nella prossima serie? Chissà, vedremo. Visto che ci sono stati annunciati tanti fuggi, via, insomma, giustamente sì. Abbandoni, allora. Beh, guarda, è una serie che è andata talmente tanto bene, quest'ultima soprattutto, nonostante siamo arrivati all'ottava, forse un po' qualcosa farò. Ma perché sono molto ovviamente grata al personaggio di Maria, quindi vediamo. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro, c'è un spettacolo a teatro che si chiama Costellazioni, che ho fatto l'anno scorso e che spero di portare al teatro il prossimo anno, che è molto bello, scritto da Nick Payne, che è un londinese fighissimo, tutto sui molti universi, quindi se vedete in giro Costellazioni per l'Italia, veniteci a vedere, veramente. Fun Week. Ciao Fun Week. Ciao.